Siamo così giunti al termine della recita del Santo Rosario. È stato un momento di comunione, anche se a distanza, ma grazie a questi mezzi moderni questo si è reso possibile anche proprio nell'ascolto vivo della parola. Siamo stati accompagnati dalla parola di Dio, abbiamo meditato con Maria, assieme a Maria, nell'intercessione di Maria, questi momenti fondamentali della nostra salvezza, offrendoli in modo particolare anche per tutti i nostri fratelli. Se la situazione, come sembra, al momento non cambierà fino alla fine settimana, rimane ovviamente l'impossibilità della partecipazione della messa domenicale per domenica prossima. Le messe, ricordo, vengono celebrate dai sacerdoti, ma senza concorso di popolo. Per cui dal territorio della diocesi si innalza il grande sacrificio della croce, però non vi si può partecipare fisicamente. Questo non toglie che la partecipazione possa e debba essere una partecipazione spirituale intensa. Onde non provocare degli scrupoli inutili a nessuno, io dispenso per domenica prossima per tutto il territorio della diocesi dal precetto festivo, il che vuol dire che non c'è l'obbligo di partecipare alla Santa Messa. Ovviamente rimane però l'obbligo di santificare la festa, questo lo dice il Signore, la santificazione del giorno del Signore. Ebbene, questa può essere fatta con un momento di preghiera, magari in famiglia, leggendo un brano di Vangelo, recitando una decina del Rosario, trovando un modo perché la nostra vita possa ricordare che quello è il giorno che il Signore ha dedicato proprio a Lui e a noi per una comunione particolarmente intensa, non ultimo ovviamente un gesto di carità. Però per tutti coloro che volessero unirsi spiritualmente, anche se questo ovviamente non soddisfa appunto il precetto, però in questo caso siete tutti dispensati, io alle 10:30, senza concorso di popolo, domenica prossima celebrerò presso il monastero delle Benedettine. Verrà trasmessa alla televisione, Tele Liguria Sud farà questa diretta e sarà un modo per essere almeno spiritualmente così in comunione gli uni con gli altri nell'ascolto della parola e poi anche in quel momento eucaristico che, pur non potendo essere presente per voi, voi sapete che però il Vescovo lo sta celebrando in quel momento proprio per tutto il popolo di Dio.